Buongiorno ragazzi, sono Giorgio Merlino e questo è Prime Video Training. È la prima produzione casalinga di Prime Video. Ci troviamo tutti nella stessa situazione. Siamo chiusi in casa per noi, ma soprattutto per gli altri. Quindi dimentichiamoci delle serie TV epiche, dei film famosi. È una produzione totalmente casalinga. Per chi dovesse conoscermi sa che odio perdere tempo e soprattutto che voglio approfittare di questi giorni, di queste settimane per dedicarci a qualcosa di importante, noi stessi e soprattutto la nostra salute. Quindi voglio proporvi questi allenamenti che possiamo tranquillamente fare a casa, tutti insieme. A casa, vero Amelia? Come primo allenamento voglio farvi vedere le basi di un buon workout, e cioè il warm up, il riscaldamento. Potremmo andare a utilizzarlo all'inizio di ogni allenamento futuro che facciamo in queste settimane, o perché no, una volta che saremo usciti finalmente di casa. Mi ricorda un pochino Brittany, non si ferma più, una persona che non conosce molto bene il fitness, ma sicuramente deve conoscere le basi per prevenire ogni infortunio. Il warm up, lo stretching, il riscaldamento è sempre la cosa più importante. Ho imparato le basi dell'allenamento, dello stretching, in una palestra che si chiama Game Time Strength a Los Angeles, e io ho imparato, diciamo, un po' tutte le basi degli allenamenti. Iniziamo con il primo esercizio per la parte inferiore del corpo. È veramente semplice. Ci mettiamo con le ginocchia a terra, 90 gradi, le braccia parallele rispetto alle nostre gambe, e semplicemente portiamo verso l'esterno il ginocchio. Apriamo la gamba in modo da strecciare molto bene l'anca. Amelia ci dà tranquillamente un'ispirazione per questo workout, perché come potete vedere è semplicemente un cagnolino, ricorda molto, che fa la pipì. Quindi ci mettiamo in posizione, 15 ripetizioni con una gamba, 15 ripetizioni con l'altra gamba. Ricordiamoci di aprire molto bene l'anca. Ricordiamoci di guardare sempre il pavimento, non alziamo lo sguardo. Guardiamo dall'altro lato per capire bene. Le ginocchia a 90 gradi, le braccia parallele. 15 ripetizioni con una gamba, 15 con l'altra. Cinque, cambiamo. Allora con noi meglio. Uno, due, brava, tre, quattro, cinque, andate qua stretchi, sei, sette, 9, 10. Meglia, 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 no. Passiamo ora al secondo esercizio, anche questo è molto semplice. Partiamo dalla stessa posizione di prima, portiamo indietro la nostra gamba, puntando con il tallone, la punta del piede deve essere rivolta verso il basso. Spingiamo col tallone, apriamo e torniamo alla posizione di partenza. Tallone, apriamo l'anca e torniamo alla nostra posizione di partenza. 15 ripetizioni con la gamba, 15 ripetizioni con l'altra. Con l'altra gamba.
Anche questo voglio farvelo vedere da un'altra angolazione per capire bene. Ricordiamoci, spingiamo con il tallone, la punta rivolta verso il pavimento. Sembra gamba. Cinque. Ragazzi, sto già sudando. Passiamo alla parte, si è spaventata, passiamo alla parte superiore del corpo con il nostro primo esercizio. Questo esercizio si chiama Cat Camel oppure Camel Cow, ha due nomi, perché il concetto è questo: prima siete un bel gattino con le scapole strette, buttate fuori l'aria e sembrate un cammello, ok? Inspirate, espirate, inspirate, espirate, facciamo 15 ripetizioni. Vi faccio vedere anche un'altra posizione, Amelia, aiutami, gatto cammello, va bene? Ok, gatto, cammello. Ricordiamoci, dobbiamo bene strecciare tutta la parte dorsale, la schiena. Dio fastidio, amore. Ragazzi, sono già sudato e ricordiamoci che questo è solo riscaldamento. Passiamo al nostro secondo esercizio. Ci serve per stracciare bene e riscaldare le spalle. Importantissimo. Ci mettiamo nella nostra solita posizione. Apriamo il braccio verso l'esterno. Portiamolo verso l'interno, strecciando perfettamente il più possibile la spalla in questa direzione. Apriamo. Uno. Due. Ricordiamoci di seguire il nostro braccio con lo sguardo in modo tale da stracciare molto bene la spalla, che da una parte che dall'altra. Qui c'è una parte, qui c'è dall'altra. Apriamo, seguiamo con lo sguardo la nostra mano. Uno. Cinque. Non perdete tempo, se volete approfittare. Sei. Accarezzate il vostro cane e tornate in posizione. Sette. Olè. Ve lo faccio vedere anche da questa parte.
solita posizione, cagnolino che passeggia, apriamo il braccio, portiamo verso l'esterno, seguiamo con lo sguardo la nostra mano. Non mi interessa la posizione della mano, potete girarla così, così, come vi viene comodi. Non ce la faccio, smetti di riccarti, così, ok, prendiamo, 1, 2, 3, ultimo, non mi giudicare, meglio. Siamo tutti nella stessa barca. Ok. Partiamo ora con il nostro quinto esercizio. Torniamo alla parte inferiore del corpo. Ricorda molto la posizione degli stacchi da terra, ok? Ed è proprio questa, è una preparazione a eventuali stacchi da terra. Possiamo scegliere di farlo in tre posizioni diverse, con i piedi stretti, larghezza delle spalle, con i piedi leggermente più larghi rispetto alle spalle, o con i piedi molto larghi, senza uccidere la media. In questo caso, per non rischiare di far male alla patatina, farò una via di mezzo. Ricordiamoci di portare le ginocchia verso l'esterno, sempre e comunque. Ricordiamoci, questa è una cosa fondamentale. Le ginocchia dobbiamo sempre portarle verso l'esterno. Mi diceva sempre il mio coach, me lo ripeteva all'infinito, knees out, che vuol dire ginocchia all'esterno, ok? Le punte dei piedi è leggermente rivolta verso l'esterno. Ricordiamoci con le ginocchia e scendiamo, spingendo le nostre ginocchia verso l'esterno. Scendiamo e saliamo. Scendiamo e risaliamo. La schiena è sempre perfettamente dritta, le scapole sono ravvicinate, le spalle ritratte. 15. In base alla nostra mobilità saremo in grado di andare più sotto o leggermente più sopra, non è un problema. Media scappa. Questa è l'importantissima posizione dello stacco, da terra. Partiamo e saliamo. Ricordiamoci sempre ginocchia verso l'esterno. 1. Ve lo dico già, non sentirete dolore nei quadricipiti, come al solito fare con uno squat, ma sentirete molto male ai femorali. Ve lo faccio vedere anche da questa parte. Posizione scegliete se larga, stretta, o in questo caso la metà, quindi leggermente più ampia rispetto alle spalle, punte leggermente rivolte verso l'esterno, la schiena sempre dritta. Non fate mai questo, sempre dritta. Le scapole sempre avvicinate, le spalle ritratte. Potrebbe venirvi da alzare la punta dei piedi, incollate la terra. Piedi incollati a terra, ginocchia verso l'esterno, scapole ravvicinate, schiena dritta. Ok, se Steve mi lasci allenare, magari. Allora, vuoi farlo con me? Vuoi farlo con me? No, bastardi, dico. A tutti e due. Bastardi. Allora, ragazzi, non perdiamoci d'animo, torniamo alle cose serie. Troppo tempo di recupero. Ragazzi, spero riusciate a vedermi bene.
Siamo al nostro stesso esercizio, lo faremo insieme a Steve. Quindi quando si tratta di fare i workout, Steve scappa. Lo faremo noi. Apriamo molto le gambe, sono degli affondi laterali con un grosso lavoro dell'anca e dei femorali. Quindi ginocchia verso l'esterno, stracciamo perfettamente questa gamba e cambiamo. 15 da una parte e 15 dall'altra. In questo caso le punte sono molto rivolte verso l'esterno, come se stessimo facendo un sumo deadlift. Dovranno tirarvi tantissimo l'inserzione qui dei femorali. Ve lo faccio vedere anche da questa parte. Gambe molto aperte, punte molto rivolte verso l'esterno. Scendiamo da una parte, scendiamo dall'altra. Se volete avere un sovraccarico, lo so che è un allenamento, ma se avete voglia, uno, due, perché no? Tre. Bello di casa, potete complicarvi la vita come volete. Come potete notare, la schiena è sempre dritta, sempre, non è mai piegata in avanti. Non voglio mai vedere questo. È molto più faticoso, ma questo è la corretta esecuzione dell'esercizio. Bacino. Molto igienico, Steve, grazie. Ragazzi, per il nostro prossimo e ultimo esercizio abbiamo però questa volta bisogno di un piccolo attrezzo. Porto a prenderlo. Allora, non guardate la casa, che ovviamente essendo in quarantena è un casino incredibile. Eccoli qui, vi faccio vedere. Qui sono i miei elastici. Una cosa che oggettivamente bisogna sempre avere in casa. Un attrezzo super easy, che con cui si possono fare tantissime cose. E anzi, baseremo proprio l'intero workout questa settimana sugli elastici. Poi vi farò vedere. Comunque, prendiamo l'elastico. Attacchiamolo a qualsiasi cosa possiamo avere in casa. Può essere, come in questo caso, una libreria, una lampada, quello che vogliamo. Deve avere giustamente una minima resistenza. Anzi, speriamo non venga giù. Magari vi faccio vedere esattamente come l'ho legato. Ok, solamente ho fatto passare qui. Una cosa che mi viene sempre detta quando alleno per la prima volta qualcuno in palestra è: ma io ho molto male alla spalla, mi fa sempre male alla spalla, mi bruciano. Questo perché, ragazzi, non le avete mai riscaldate come andrebbe fatto. La spalla è una delle cose veramente a cui stare più attenti, perché infortuni relativi alla spalla, soprattutto relativi alla cuffia dei rotatori, è la cosa numero uno. Quindi, quando fate qualsiasi tipo di riscaldamento, soprattutto per la quando dovete allenare la parte superiore del corpo, due movimenti fondamentali sono, meglio se però la smettiamo di russare in questa maniera, allora, ok, sono gli internal e external rotation, quindi rotazioni verso l'interno e verso l'esterno. In questo caso iniziamo solo verso le... Allora, poi in questo momento quando uno starnutisce c'è il panico. Fortuna i cani non sono portatori di Covid-19. Ricordiamo, Amelia, è molto importante da capire questo esercizio, Amelia. No, sì, va. Allora, prendiamo il nostro elastico, ok, lo afferriamo in questo modo, mano aperta, palmo, internal rotation, quindi dall'esterno verso l'interno. Uno. Ragazzi, la libreria viene giù, magari andate a capire qualcosa di più solido, o magari, ecco, appunto, di qualcosa di attaccato al muro. Comunque, questo è il movimento, dall'esterno verso l'interno, il gomito deve essere attaccato
al corpo, ok? Sempre nella stessa posizione, angolo del gomito a 90 gradi, l'elastico leggermente in tensione dall'esterno verso l'interno. Quindi c'è una parte, ci giriamo, quindi dall'altra. Sempre gomito attaccato al corpo, angolo 90 gradi, dall'esterno verso l'interno. Non aiutatevi né col bicipite né col tricipite, deve lavorare solo la cuffia dei rotatori. Immaginatevi di avere una pallina all'interno della vostra spalla, in cui ruota proprio la vostra spalla intorno. Questo è il movimento, la afferriamo in questa maniera e la portiamo verso l'esterno. Abbiamo fatto da esterno verso interno, ora va fatto da interno verso l'esterno. Quindi cambiamo braccio, dall'interno verso l'esterno, il gomito sia in destra posizione, angolo 90 gradi. 3, magari pingiamo così, 4, 5. Idem dall'altra parte, ci giriamo dall'interno verso l'esterno. 1, 2. Ok ragazzi, direi che siamo abbastanza caldi, potremmo partecipare alle Olimpiadi, una maratona, un allenamento di pesistica, un pochino quello che vogliamo, noi decisamente anche loro. Quindi Emilia, vai, comincia a correre. Ci vediamo al prossimo appuntamento su Prime Video Training e niente, aspettatevi delle belle, non vi svelo nulla. A presto.